Il matrimonio più chiacchierato dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez, continua a generare impressions, come quelle che hanno superato i 2 milioni sul web. Un argomento, quello del matrimonio dei Ferragnez, declinato in ogni modo e misura ma che ha trovato nella classica honeymoon, nel viaggio di nozze, una casella ancora sprovvista. Dopo il matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto ritorno a Milano. Lo hanno raccontato gli sposini ai loro full lover, attraverso una delle loro stories. Il motivo? Non è il lavoro. Chiara Ferragni e Fedez sono ancora indecisi, non sapendo ancora dove andare, hanno deciso di fare ritorno in città. Per loro non sarà certo un problema organizzare un last minute. Stando alle ultime indiscrezioni, Chiara Ferragni e Fedez vorrebbero allargare presto la famiglia. Dopo Leone, oggi 5 mesi, starebbero pensando di fare un altro figlio. Lo rivela chi è per il momento la coppia, non ha confermato né smentito l'indiscrezione. Tra i nuovi progetti, anche la svolta musicale di Chiara Ferragni promossa dal marito. La coppia ha firmato con una major americana che reinventerà Chiara Ferragni come DJ. Per l'estate prossima arriverà il primo singolo, poi un tour mondiale che dovrebbe portare la coppia a suonare dal vivo nelle migliori discoteche della scena. Ed è stata proprio la musica che li ha fatti conoscere e incontrare. Poco dopo un'occasione pubblica, Fedez rimase colpito al punto da inserire in Vorrei ma non posto la rima. Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John. C'è poco da dire, è un avvio fantastico per loro. Da fuochi d'artificio, come quelli che non sono mancati durante la cerimonia. Chi se ne frega.